la questione, visto che le intercettazioni si recuperano, anche Berlusconi stamattina ha fatto un video dicendo siamo col ministro Nordio, eccetera, si apre adesso il fronte balneari, questione balneari. Non c'è nessun fronte balneare, abbiamo fatto una proposta che è quella di una proroga di un anno con l'istituzione di un tavolo per delle verifiche a livello generale, quindi questa è la proposta che noi abbiamo fatto, noi e Forza Italia, sono due emendamenti diversi ma sono stati sottoscritti da entrambi i partiti, vediamo il governo cosa ci dice, insomma. Sì, la Meloni da ieri ha parlato anche lei dei balneari, dice comunque una cosa che forse il governo voleva in prima persona seguire. Sì, ma infatti il nostro emendamento noi l'abbiamo segnalato ugualmente proprio perché istituisce un tavolo di confronto con le associazioni a livello di governo e quindi va assolutamente nella direzione auspicata dal governo stesso, quindi ci aspettiamo diciamo così, un esito positivo. E sulle intercettazioni dopo Berlusconi, Meloni, Berlusconi, la Lega pure rinnova la fiducia nei confronti di Ma sì, Nordio, cioè, ma la fiducia c'è, cioè. assolutamente c'è la fiducia. Come abbiamo detto più volte, secondo me tante volte si fanno polemiche giusto per farle, perché basta avere un po' di buon senso, no? Nessuno ha detto che bisogna che vanno cancellate le intercettazioni per alcuni reati. Le intercettazioni sono fondamentali. Bisogna evitare l'abuso, quindi basterebbe usare, anziché fare sempre ideologia da una parte o dall'altra, basterebbe usare un po' di buon senso e questo naturalmente consentirebbe di togliere quelle storture che in alcuni casi abbiamo verificato, che non so, la pubblicazione sui giornali di intercettazioni che non erano penalmente rilevanti, alcuni errori anche di trascrizione che si sono verificati, insomma, sono tutte cose che basta correggerle in modo tale che diventi uno strumento. Tutti gli strumenti sono utili se usati nella maniera giusta. State lavorando per correggere anche il testo di Calderoli sulle autonomie, visto che Ma guarda, io penso che sul testo di Calderoli ci sia stato già, tutte le regioni hanno dato ampio consenso, hanno proposto delle modifiche e tutte le modifiche delle regioni sono state accolte. Quindi non ci sono temi sul residuo fiscale o polemiche che sono state sollevate perché nel testo di Calderoli non c'è assolutamente nulla di tutto questo. L'autonomia serve ad unire il paese e quindi ci auguriamo che anche su questo si metta da parte il pregiudizio e si vada invece avanti per rendere questo paese più moderno. Perché il PD PD serve un parla fondo di LEP e di fondo serve un di fondo di perequazione perequazione. Ma anche sia sul fondo di perequazione piuttosto che i livelli essenziali delle prestazioni. Cioè addirittura nel testo è stabilito che non si possono trasferire materie se prima non c'è stato, non c'è, non c'è stato la, non è, non sono stati realizzati questi diciamo benedetti livelli essenziali delle prestazioni per quelle materie naturalmente che necessitano dei LEP, che in altre materie questo non c'è, però tutto è stato fatto a rigor di logica. Sono polemiche, forse perché il PD, l'opposizione, qualcuno, insomma, lo stesso Bonaccini non la voleva mica l'autonomia. Adesso cos'è? Adesso che sono all'opposizione hanno cambiato idea.